euro per campagna elettorale, è stata promossa una convenzione che prevede la partecipazione di più enti per essere bipartisan o tripartisan, citerò tanti altri, che prevede, diciamo, la continuazione di un sussidio per 478, vado a memoria, disoccupati di lungo corso, di un sussidio che è cominciato nel 2005 e che è cominciato per volontà, niente poco di meno che di Gianni Alemanno, attuale sindaco di Roma e ministro per le politiche agricole. Attraverso anche un accordo con il Ministero del Welfare, Roberto Maroni, che coinvolta anche la Lega, che dice no, assistenza al sud, niente, assistenza al sud. E dice no, il sud si vuole tenere sotto scacco, il sud si vuole tenere piegato nel mio discorso del Mediterraneo. Quindi, dopo fu fatto, uscì il bando, anche se non c'è questa condizione, o a Ferragosto, poi sono in bando, cioè di a Ferragosto. Ho fatto questo bando per reclutare dei disoccupati di lunga durata e furono individuati tramite un accordo tra il Ministero del Welfare, il Ministero delle Politiche Agricole e la Regione Calabria in quel preciso frangente. Cambiò colore e uscì la famosa graduatoria della SIA del gruppo di Bolzano. Siccome era una graduatoria nominativa, c'era stata una strumentalizzazione politica per la collocazione di determinate persone che erano vicine al potere, il problema fu risolto ampliando, cioè creando delle cooperative. Bene, per 5 anni 480 persone hanno percepito, come dice qualcuno, cioè senza far niente. Mentre c'era stato nel 1949, era partito il reddito minimo di inserimento in tutta Italia, non solo in Calabria. Allora c'era un rapporto del Ministero del Welfare che segnalava 3 casi anomali: Etna, Isola Capo del Sud e San Giovanni Maggiore. Il reddito minimo di inserimento era per il reinserimento lavorativo di disoccupati che avevano perduto il posto di lavoro o addirittura per l'inserimento lavorativo di disoccupati. Abbiamo sentito, letto le intercettazioni di un personaggio che non si è salvato, poi no, Tonino Saladino, però è stato molto scontato. Saladino che dice, parla con una ragazza, con una sola. Paese storico, pieno di rovine, e così si fanno i voti. L'altro giorno ho incontrato ancora una mamma, mi ha detto, io ho rinunciato, questo deve scriverlo al mio patrimonio elettorale. E ho detto, dove andrà questo patrimonio elettorale? E allora i voti transitano, il principio deve essere comunicato, ma da una parte all'altra. Noi stiamo lì a guardare, in attesa di coloro che cambi qualcosa, ripetendoci ogni santo giorno, stavolta è la volta buona, facendo resuscitare alle ceneri gli Adamo, Eve, altri personaggi biblici. E così, perché ci piace stare così, ci piace essere sottomessi, ci piace essere schiavi. Ci piace avere una strada, io ho impiegato per arrivare qui, forse 2 ore, ho incontrato 7 tir, un trattore, uno che mi ha fermato, mi ha detto che non si passa. Ci piace avere una Calabria che brama, una Calabria che brucia. Ci piace vivere perennemente nel precariato, sviluppare le nostre risorse, farci avvelenare, perché non abbiamo più coscienza. Perché riteniamo che se stiamo bene a casa nostra, del resto può non importarci, finché non abbiamo un problema. Io dico solo una. C'è un debito enorme sulla sanità, ce l'ha mostrato Roberto Garanzini, collega di Demoni, che è di 2,166 miliardi di euro.
Ce lo teniamo, ma che ce ne frega, ma chi ce la fa fare? Ce lo teniamo. Cioè, nessuno ha mai pensato di riordinare razionalmente la sanità, non importa niente a nessuno, nella sanità ci sono i direttori generali, quello dell'azienda sanitaria locale, provinciale, di Cosenza, sono stati candidati, portavoce, funziona così, Franco Petramano, e se non le dice nessuno altro. Quindi l'inchiesta di Nerazzini, molto bella, che va alla fondazione che parla, dice che ricerca fa, e il direttore dice, boh, adesso non vado a piano sopra e chiedo, 50 milioni di euro, dice non ti do la ragione, ma veramente qualcosa può cambiare soltanto se questi momenti, quindi la letteratura di denuncia. I libri si scrivono, Saviano ha detto un bar, anche se Saviano non parla dell'aspetto politico. E certamente il libro di Saviano è stato prezioso, perché ha creato aggregazione, perché ha creato movimento, perché ha creato interesse, attenzione. Però ci vuole, bisogna affrontare anche il tema della politica. Ormai è diventato normale, considerare la realtà è questa, quindi sono questi. Che ci importa. Vedete, una volta era l'undranghetista che sceglieva il politico di riferimento. Oggi è il politico che sceglie l'undranghetista di riferimento. E allora che cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo essere ipocriti. Se vogliamo essere ipocriti, continuiamo a perdere risorse umane della nostra. La Calabria si sta spopolando e quindi non rimarrà più nessuno, soltanto persone di una certa età, lo vediamo nel nostro paese, rimarranno anziani, ancora fortunatamente assistiti dalle famiglie, i figli, i nipoti non ci saranno più. E quindi la letteratura di denuncia ha senso soltanto. Se tutti siamo disposti, non è necessario per forza fare nome e cognome, ma è necessario essere conseguenti con le cose che si dovrebbero fare, le cose che si manifestano. Cioè, io sono antimafioso, mi mostrano ogni giorno, nel quotidiano, nella pratica, nel tuo piccolo, nel tuo ambiente. Questo bisogna fare. Ma io ho l'impressione che non abbiamo voglia di. Perché ci piace essere così. Ci sono dei giovani attivi. Ci sono dei giovani che hanno iniziato a parlare fuori della Calabria, a scrivere fuori della Calabria, a scrivere in Calabria. E io penso che qualcosa possa cambiare soltanto se le nostre realtà più profonde e nascoste, che spesso non racconta la stampa nazionale, vengano raccontate da giovani calabresi, ma vengano raccontate fuori dalla Calabria, perché il rischio è enorme quando vengono raccontate in Calabria. L'isolamento, l'atteggiamento mafioso di dire ah, quello lì è pazzo, quello è scemo, quello è un esaltato, un visionario, atteggiamento che tanti di noi hanno subito.